Ciao a tutti da Parafranze, benvenuti a questo video. Dai, certo, comodo lui. Ciao a tutti da Parafranze, benvenuti in questo video. Dopo l'unboxing dei due cinesoni dello scorso video, oggi ci tocca il test. Ovviamente vi metto il video scorso nei video consigliati e ve li faccio vedere una volta velocemente. Questo è l'altro. Benissimo, io direi di iniziare da quello che mi sembrava il più tagliente, ovvero questo. Abbiamo il nostro foglio 4. Beh, devo dire che questo qua taglia abbastanza bene, anzi, direi, per essere un cinesone, devo dire che taglia veramente molto bene. Ottimo, veramente ottimo. Allora, vi faccio vedere. Taglia secondo me nella parte finale della lama o iniziale, vabbè, insomma verso la punta. E per il prezzo è veramente ottimo coltellino. Proviamo ora questo qua. Secondo me dovrebbe tagliare un po' di meno perché la lama, vabbè, non è fatta proprio bene. Vabbè, dai. Sì, quando arriviamo al punto che la lama cambia angolo, vabbè, non è che tagli poi più di tanto. Quindi sicuramente quello nero taglia meglio. Ok, adesso non butto via il foglio perché lo andrò a riciclare in qualche modo. Quindi per questo test direi che questo qua lo supera pienamente, mentre quest'ultimo comunque si rivela un coltello comodo da avere come portachiavi, perché vi ricordiamo che vengono catalogati come coltelli da collo, ma in verità sono coltelli portachiavi. Per questo cinesone test è tutto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube, di lasciare un like se vi è piaciuto il video, ovviamente magari un commento, di seguirmi su Facebook e se vi va anche su Instagram. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, così vi potrete accedere più facilmente. Grazie e alla prossima!